Amici del Televignole, siamo al telefono con Claudio Civettini, candidato della Lega a Salissiamo, che ormai è questione di poche settimane. E come va la Claudio? Posso dire una roba semplice, che ho smesso di fare campagna elettorale. Sa perché? Sa perché? Perché mi credo, vedi, che in ogni realtà, no? Ecco, se tu vieni proprio da Trentini, la nostra situazione, bisogna arar, bisogna seminar, bisogna abbeverar, bisogna coltivar e bisogna dare risposte, cioè produrre. Capisci? Ecco, se questi elementi non serve mica la campagna elettorale, è un passaggio in più, perché in campagna elettorale tu ti promette il mondo, ti promette che gaveremo le spine d'oro, le manette di platino, le manette per cui ti evade di platino, ma voglio dire, l'unica roba che mi dicono è che se ti lavori bene, sia nel sociale sia nella politica, non serve mica la campagna elettorale, bisogna muoversi, devi arrivare adesso, questa è l'unica roba che fare. E quindi non ne parla il capire, non ti metti forfaccioni, robe No, faccione non serve, farò qualche spot, qualche roba, perché purtroppo, ma dico per me, perché questo è importante, non per gli altri, ecco che tutti la memoria corta, no? Allora vuol dire, quando no, arriva uno, allora uno sta curato da una brutta malattia e dopo arriva quell'altro che dice, ostia, ma la vivete fuori nel paradiso? Dopo magari ti puoi pensare al paradiso nel senso che ti muori, oppure ti puoi Sì. pensare al paradiso nel senso che ti stai bene, no? Ecco, e allora se si dimentica di tutto quel che la fa, dopo che puoi essere d'accordo, non d'accordo, parlo dal punto di vista dell'attività, no? Ecco, però mi credo che questa campagna elettorale qua la si differenzierà proprio sulla capacità delle persone, al di là degli schieramenti. Ma ascolta, sta scritto anche ancora qualcosa sui giornali, sto centrodestra che è tutta a sottocchettini, cioè, Fugatti che dice che è colpa degli altri, gli altri che dice che è colpa dei Fugatti, di chi è la colpa? Ma guarda, ve la cartina torna sole, una sola, proprio di oggi che ti rivelai come crisi, no? Allora, che mi collega Filippini del MIR, no? Che sembra lì che l'avesse fatto che sul percorso se sia candidato presidente presso Conte. Ecco, mi credo che questa sia la cartina torna sole degli atteggiamenti. Allora, mica sono testimone, dopo devo credere, voglio crederne anche a chi che ne ascolta. Ecco, mica dico che insieme a Fugatti, ma comunque insieme a tutti i miei colleghi, noi abbiamo preparato il programma su cui confrontarne, che è la base di quel famoso minimo comune denominatore sulla quale che poi mettete insieme, no? Ecco, e invece se è successo che ha fatto il discorso delle persone e dei programmi non parla nessuno, nella Lega vi garantisco che era pronto, perché parlando da 25.000 dipendenti, da 25.000 disoccupati, da una situazione molto particolare di interventi da parte della giunta provinciale, cioè che era un insieme di situazioni sulle quali discutere, vi era la possibilità. Perché tenete presente che i sondaggi, quel che può essere, no? Ecco, gli dice che a pieno stato gli arriverà al 40% del Rossi, no? Ecco, quindi anche voi dite che dall'altra parte tira via l'estrema sinistra, che era meno del 55%, 56%. E noi abbiamo da smettersi insieme, ma vuol dire, ricordatevi che Troia ci ha insegnato che vianga il cavallo di Troia. E questo è il mio punto di vista. Bene, la mia attività sotto insieme all'ombrello della Lega è quella sul territorio per le persone e per i trentini. Dopodiché tu puoi essere, però qui nei cavalli di Troia non me ne intendo. Ho capito, capito. Ascolta, te sei tra l'altro lezzo, te sei stato titolare di un'agenzia, direzione commerciale a grande società, poi te sei andato dentro in altre realtà ancora più grandi, te hai scelto di fare il pendolare, per esempio, cioè Rovereto e Per Modena. mille reali, per
per 15 anni, ho fatto Rovereto Modena per 15 anni perché non volevo abbandonare il mio territorio. Perché mica so Torbolan di origine, Roveretan di Morlan perché di dormo, no? Ecco, questo nel mio percorso, ecco, ma però sono della Bugia, come origine civile della Bugia. Ecco, mi sono sposato, tre fiori, che peraltro uno è un pilota, l'altro è un tecnologo a Ravia, ad Adria, eccetera, eccetera. Bene, potevo anche scegliere qualcosa di diverso, no? Ho scelto di venire denaro la mattina a Modena e di tornare la sera a Modena. Ecco, questo tieni presente con un gran sacrificio personale, però quando arrivo sull'autostrada e vedevo Trentino, suonavo sempre, senti che sono in macchina. Mi dicevo, sono arrivato nel mio Trentino, perché nel Trentino era una roba che devo rimanere, ma non sapevo, dopo magari un po' di male di idee diverse, per fortuna, però la nostra terra era importante. E quindi te sei la persona proprio come pendolare più indicata per parlare anche di questa benedetta Loppio Busa. Che ne dici dell'ultima che mi fa l'ancorico con l'idea Gilmozzi praticamente di pagare concessioni ai privati, no? Ben capito, insomma. Ma sate, guarda, mi te dico adesso, mi ancora te dico con molta sincerità, sono in giro da stamattina e non ho sentito le ultime notizie, fino a questo momento. Ecco, mi dico una roba, bisogna smettere di fare la politica dei brighella, bisogna mettere, mi te dico poi che mi penso tranquillamente, bisogna mettere al centro le famiglie, bisogna smettere di averne i politici e certi grossi industriali, non piccole imprese, che fanno i preditori e non più gli imprenditori, e bisogna cominciare a fare un ragionamento serio, perché se la provincia, se la regione la riesce a fare la giusta regia, tieni presente che nel gestire 4 miliardi e mezzo di euro, c'è la più grossa azienda della provincia, ma non può andare avanti con la politica dei piastelli. Quando ti dai i contributi a te, Cornelio, o a chiunque altro, noi ti fanno piacere, hai tu diritto, le soldi di tutti i trentini, e invece li sta vendendo come piacere, questo mi dico. E allora, siccome credo nella sovranità del popolo trentino, ecco, bisogna che ne riappropriate delle nostre prerogative, cioè i consiglieri provinciali, gli assessori, il presidente della provincia, non è un centro di turno, le semplicemente delle persone tra tante altre che le vengono elette per gestire, come dire, lo sviluppo di tutti, non di alcuni. E allora se mi penso, e ti porto un esempio, allora a una grossa azienda roveretana è stata 45 milioni di euro in liste e era 200 dipendenti. Mi sono andato a Fina con 20 artesani che ha 40 dipendenti l'uno, le 800 dipendenti, e da dato 0 lire, 0 euro. Vista nella realtà, e pensate alla ZF di Argo, pensate a tutte le varie situazioni, no? Ecco, e dove, allora mi dico, ragazzi, meno politica dei piaceri e più politica delle famiglie, perché vedi le casette a chi che ne ha bisogno, ma chi che ne ha bisogno sul serio, ma dice, ma però parlente cosa che vuol dire dice? Perché se uno gli mette a disoccupare e gli sequestra la casa ancora, il presidente dice che l'hanno passata e dove si chiama il reddito e non ha diritto a niente. Certo, allora certo. Bisogna attualizzare le situazioni. Allora mi dico al di là delle destre e delle sinistre che qua poti correre per le cariche, bisogna pensare veramente alle esigenze reali del quotidiano. Ascolta, una roba che io non sono mai riuscito a capire bene, cioè dalla banda che è il partito autonomista, no? Che adesso insomma fa l'alleanza col centro-sinistra e vabbè, e dall'altra che è la Lega Nord, cosa pensi dell'autonomia della Lega Nord che è a livello nazionale per le autonomie, no? Scusa, in termini di macro regione del nord o ragione in termini di autonomia? Una cosa, noi che abbiamo l'autonomia per motivi storici, motivi sacri,
noi era in regione di confine e adesso siamo regione cuore dell'Europa. Allora, se parla del PAT, tieni presente che il PAT è il candidato presidente perché si è alleato con quella Giovanazzi Beltrami che la trasforma in Schuffel, no? Ecco, gli immigrati che arriva e gli mette sulle mutandine del Schuffel. Ecco, perché bisogna prima loro e dopo arriva gli altri. Allora noi chiusiamo prima i trentini e dopo tutti gli altri. Quando che li ha posto i trentini, i nostri pensionati, i nostri doveri, i nostri percorsi. Senza razzismo del suo genere, perché mi sono amico del Albanese, sono amico dei rumeni, ho amici bravissimi che viene nel Basso Sarcaro, nel Rigo, in giro, e si comporta benissimo e da ora e lì è come noi. Bene, benissimo. Allora, l'autonomia è una cosa sacra, però attenzione, che l'autonomia non è quello strumento per fare quel che si vuole. È quello strumento per mettere, per far diventare vero laboratorio e dargli la centralità al territorio, alle nostre genti. Ma non che poi dì che le autonomia, quella della Giovanazzi Beltrami, che la va a cubettare le piazze della Cina o a fare il capriccio in tanta malora. Perché, ripeto, i nostri pensionati, noi arriva alla fine del mese, allora dente che risposte alle nostre esigenze. Dopodiché nella sacralità assoluta dell'autonomia, sacralità assoluta, bisogna correggere l'autonomismo dell'Aiano, che per anni la gestì, ad esempio, gran parte del bilancio provinciale attraverso le società del sistema, quelle esterne, dove ad esempio, di proprio a cui ho presentato la mozione, le assunzioni le fa come cacchio e volo. Io ho presentato una mozione, diventa un atto politico oggi, dove, e l'ha sentito da così perché l'avevo proprio a mano, società del sistema, private e pubbliche, assunzioni tramite concorsi e graduatorie pubbliche, stroncando il rito di Panicopoli. Voglio dire, nelle società di sistema che si gestisce il 60-70%, perché il resto le gestisce dalle spese correnti, ma le spese gestisce il nostro bilancio reale, gli assume chi che vuole, come vuole, quando vuole, attraverso la trasparenza che vuole. E credo che i nostri doveri non si possono riprendere in giro, perché chi prende i nostri doveri, che non dico il futuro del nostro tempino, della nostra autonomia. Certo, basta, tanto capisce il secondo me. Chiaro. Ascolta, ho visto per esempio Dennis Bertolini, un altro partito, ti citavi prima Filippin, che sta un po' di diaspora nella Lega o mi sbaglio? Ma vedi che il discorso è molto semplice e banale. Allora, uno le maturazioni del percorso, e quelle è legittime, no? Ecco, uno credeva che il contenitore Italia fosse sacro, poi nella realtà si scopre che è in scuola a parte. E allora, siccome per esempio i confini non è dogmi, ma momenti storici, fa un percorso, e io ho fatto un percorso dove sono passato dopo 40 anni di militanza e sono passato nel 2006 in Lega perché credo che la mia patria sia il mio territorio. Altro è gli scambi, fra parentesi, commerciali, no? Ecco, fatti in campagna elettorale, che nella campagna acquisti come fanno il calcio, dove per pararsi il culo, scusa la volgarità, sì, sì, e comunque per cercarsi le garantisce in posto e in prima fila, no? Ecco, induga la sua faccia, induga la sua credibilità. Allora, mi credo una roba. Allora, uno è un percorso di maturazione e io lo comprendo perché maturare le idee è un percorso intelligente. L'altro è invece il maturare in base alle opportunità che mi si è esposta. Pensate che questa dei miei colleghi che è passai dallo Spontrien all'Immeritalia, tanto per usare il termine, no? Cioè nel senso che passai da essere magari i portatori sani di Magnago a i portatori marciani magari dico della Biancofiore. Allora, per carità, rispetto totalmente le scelte di chiunque, però che ti deve spiegarsi a 20.000 le elezioni, non so se mi capisci, sì, no? Sì, ecco, sì, mi interessa che mi capisci. Allora mi credo che la sovranità del popolo trentino e la capacità di capire qualche lei, i passaggi di maturazione, i passaggi di piccoli interessi, ecco, mi credo che vaga tanto. Ti presenta una roba, ma la sa che te dica, no? Che
finalista, quella del Bafone, no? Sì, ecco, sì. E quella che dice che il Trentino è la nostra azienda, questo è il suo slogan, bene, ma va a vedere dentro chi c'è, che è tutto ex di questo, ex di quello, ex di quell'altro, ex di quest'altro, e il presidente stesso da dove è? Sì, sì, dal sì. Paradiso. Mm-hmm. Cioè, ma io dico con rispetto per le scelte del caro amico Vizzini, però vuol dire non sta, non sta che fa perdere qui, che comunque ha lavorato sul marciapiede qualche bilancio. No, no, ma volevo domandarti, secondo te che sarà influenza di quel che succede a livello nazionale nelle elezioni provinciali? Cioè... Ma guarda, l'ultima notizia che uno si autoprende da presidente, no? L'altro è sapeste che sta escluso dalla lista, no, l'altro. Sapeste la lista della Val de Fassa che sta esclusa perché non era a posto con le firme. Ecco, allora mi credo una cosa, e questa sarà la caratteristica di questa campagna elettorale, i risultati, e sta attento, scommetto, mi permetto di dire che scommetto una pista con te, che sei una persona attenta, intelligente, ma che sa anche vedere, no? Ecco, i proiettori. Questa volta gli elettori sceglieranno le persone, sia di maggioranza sia di minoranza, a prescindere da chi che governo va, però siccome è finito il periodo dove che era, Di Pietro sul simbolo, Bossi sul simbolo, perciò vedi che sono trasversali, li metteva tutti i simboli, no? Come si chiama, Casini nel simbolo, adesso guarda, i simboli non che fu, gli ha risumato il pendente dell'AI, gli ha dentro un morto, voglio dire, no? Ecco, dal punto di vista politico, gli ha risumato il questo. Bene, siccome è finito il periodo dei renunci, no? delle leadership, bene, adesso i partiti, i movimenti, cammina sulle gambe delle persone, e credo che gli elettori l'abbiano capito, e sicuramente sia di maggioranza che di minoranza sceglierà quelle persone che ne garantirà sia la governabilità sia il controllo, e questo sarà un inizio di una nuova democrazia in Trentino, sperando che dopo ci anche i soldi per generarlo. Sì, sperate che nel voto, nelle tre preferenze, persone di partiti diversi, perché allora ma sai, sì. Il discorso d'anomalia, perché per me prima, no, ma mi parlo in termini generali, al di là della mia persona, ecco, l'anomalia è onde se candidati presidenti, con te e sempre tutto il tempo, sì, candidati, sì, perciò sì. Pensate che se dite di dire gli elettori per i candidati che è 3-4% preferenza a testa in gioco, allora è chiaro che è un principio della democrazia, cioè tutti i contatti fanno al voto, perciò non è inutile che non si andava in pinta. E il problema lì è la ricerca della semplificazione della delega, e questo è l'impegno che dovrà essere per la prossima legislatura. Parlo, attenzione, dove sempre mi sia Roma con Trento, perciò la legge elettorale trentina è diversa da quella ladrona romana, capisci? Ecco, noi che abbiamo una legge elettorale diversa, siamo a Bolzano, dovremmo correggere affinché che sia effettivamente, dico, dualismo, dualismo, quel che te vuoi, ma non può essere che ho candidati, cioè, io mi immagino i nostri anziani, e dico veramente con rispetto, perché come mamma e mio papà che hanno 91 anni, e mi ha chiesto di avere che tutti noi, è ancora sani, no? Demente almeno, bene, e dico, ti immagina dentro con gli inflori, no? Da votare, con su ondose candidati, ondose nomi, cioè che la difficoltà è l'estrema, cioè la semplificazione, ma da dove dire questa cosa questa? Passare attraverso un percorso di elaborazione, io mi dico, scusami se sono un tafferone, scusami da voi che ne sente, ecco, per fortuna una volta che era il partito, perché che chi ne dica dopo gli errori e casca tutti nei partiti, benissimo, però a me dica era una semplificazione. Adesso praticamente se metti, ne mettendo d'accordo e trovi uno che ne finanzia e che ne dà tanti soldi per farmi una campagna elettorale, e la lista di scopo, le liste civiche, le liste di scopo, e decide che volere i mandarini nella busta. Boh, allora siccome mi metti e c'è parte finanziatore che non finanzia, devo mettere i mandarini nella busta, magari vedi manca i letti. Il mio è il paradosso per dire, no, che la democrazia è una roba seria sulla quale bisogna pensare,
perché delle due l'una, o pensate di tornare indietro ai 60 anni in base a uno che governa, no? o che si impone, oppure la democrazia è una roba seria sulla quale bisogna confrontarsi e bisogna dire che tutti vogliono andare su Brioni, però attenzione, o a San Giovanni, però attenzione che chi su Brioni va da Riva, chi va da Arto, cioè tutti vogliono bene il comune, però è metodi diversi per arrivarvi, ma però il minimo comune denominatore che ne deve morigerare dei nostri comportamenti è proprio l'obiettivo che è il bene comune, e questo dico al di là dei democristianismi che ne potresti dire, sì. Alla fine se lo deportiamo il benessere alle nostre famiglie, che cacchio c'è. Certo, però ascolta, io non sono bravo di matematica, ma guardando gli ultimi sondaggi, dopo la perde che sia stati fatti ad arte, insomma, vabbè, ma mi pare di capire che il 35% dei indecisi lei è un su tre, o sbaglio? Certo. Praticamente lei è il partito di maggioranza, se non assoluta, relativa, insomma, quantomeno. Ma certo, pensa una roba, e dico per chiunque la pensa anche diversamente da me. Allora, andiamo a votare nell'assemblea di condominio, sì, no? E ne fai mal nel momento in cui dovreste scegliere chi che gestisce le leggi e i nostri portafogli. Sì. Allora, lei, al di là di come la pensa, lei è un invito al voto, perché nel momento in cui chi ti applichi alla tua sovranità, alla tua capacità di scegliere come gestire il tuo portafoglio, i nostri portafogli, i portafogli di tutti i trentini, le famiglie, bene, non sapete, ne fai mal con le nostre mani, perché nel momento in cui soprattutto chi che governa e chi spettera opera perché non si va a votare, nel senso del disinteresse, perché se la fai partecipazione, no? Cioè vuol dire, se la fai partecipare, a livello anche, voglio dire, dei vari sistemi, bene, se fai partecipare, penso che coinvolgi nelle scelte, nelle decisioni, ma chi che vuoi governare con le società del sistema, non cambia bisogno della mensa, no? Perché ha bisogno del diritto generale della società del sistema che fa qualche con loro. Cioè, qual è la realtà dei fatti? Dopodiché, se volete fare mai con le nostre mani, bene, non state a votare, vi invito a capire, se volete fare mai con le nostre mani, è come quell'uno che per far arrabbiare la sposa e se batte via i dei pei, che mai capite che è una metafora tu. Sì, esatto. Ma ascolta, qualche tempo fa, parlando degli anni 70, mi ricordo che mi scrisse sul giornale del caso strano all'elezione, non mi ricordo se provinciali o nazionali, comunque uno il ghermesetto nella scheda, una fetta di salame, che ha detto hai mangiato fino adesso, mangia anche quella che non mi resta altro. Tu questo per dirti, adesso che il ribaltom nazionale non riesce a trovare i soldi e scatta l'1% di IVA, secondo te la gente come reagirà? Guarda, mi ti dico una roba semplice, mi ho conosciuto i meccanismi dall'interno, non è vero che non ho i soldi, attenzione, non ho i soldi, che le tasse le vengono pagate, il problema è fare le riforme che serve ai cittadini, perché bisogna partire dal presupposto. Allora mi ti faccio un esempio, che un esempio qua locale, ma mentre il leaseback di questa legislatura vendà 45 milioni di euro al Marangoni, 45 milioni di euro alla Uniti, 12 milioni di euro al Martinelli, la Gallox altri 12 milioni di euro, Nema vede l'acqua spesa che vedete oggi sulla stampa, no? I meccanismi, la depurazione delle acque, tutte le concessioni. Bene, cos'è che ne sposta? E ne sposta nel tempo dei piccoli grandi problemi. Allora mi ripeto, la fitta del salame è vero perché è l'esasperazione delle famiglie, però le famiglie legano il diritto barra dovere di riappropriarsi dei suoi diritti, e bisogna smetterla di fargli i piaceri agli amici per chi che governa, e bisogna aiutare i sistemi, perché se fanno l'esempio dell'autotrasporto. Allora, gli ha aiutati, ne di due, no? Ecco, gli ha aiutati con l'ISBET, due grosse aziende, no, una grossa e una più piccola, uno nel Martinelli e l'altro nel Arcese, con l'ISBET, no? Sì. Le robe pubbliche, perciò posso fare nome e cognome. E tutti gli altri, sa che da fare?
tutti gli altri autotrasportatori sa che ne fanno, è una concorrenza sleale questo? Certo. Allora questa è la prova provata che se mi provincia a fare regia e aiuto i sistemi, compio il mio dovere, se aiuto i miei amici, forse ne fanno un altro. Mi capisce? Allora tu dici la fetta del salame, ma che ha ragione le famiglie? Che ha ragione la fetta del salame? Però attenzione, che la fetta del salame l'hai messa dentro quando lei era grassa, adesso lei magra, non hai la fetta da mettere dentro. Ecco. Allora forse è meglio che sono intese a ripensare i meccanismi, i percorsi, le scelte democratiche, mi credo fermamente, affinché i protagonisti sia il territorio e le persone, non i guru. Guarda che mi sono stai letto, ma ho sempre lavorato nella mia vita, non ho la fiammella dello Spirito Santo, non sono uno dei 12 apostoli, mi capisci? Sì, sono sì. Uno, un misero uomo che ha sempre lavorato nella vita, misero orgogliosamente, dico, no? Ecco, che si è messo a disposizione della parte pubblica, ma voglio dire, mi devo trovare soluzione per tutti, no, per me, questo è anche lì. Sì, fatto nella tua biografia, lezzo che ti hai vissuto nel rione del Borgo Sacco, tra oratorio e la piazza, cioè te ne piazzarò certo. In pratica. Sono in piazza Roma, ecco, sono in piazza Roma. Ecco. Esatto. E vivo dopo sposavo una latina, mi sono redento, di gente, no? Per sposare una del Romartollo, ecco, certo. E la pensione anticipata e dico aspettando naturalmente e sono felicissimo di averla sposata. Ma questo per dire che la mia vita ne fa oratorio, ne fa Borgo Sacco, ne fa il mio territorio, perché pensate per Dino, che lì che sono da FAC, che donne amori per la verità, questo periodo che fatti una residenza di memoria e mi fiora gli altri, mi ha ripreso, ecco, che è un gruppo della piazza del Sacco, no? Sì. Che sta facendo gli altri. Ecco, dove tutte le mattine alle 10 e tutti i sabato mattina alle 10 si trovano il salame, l'ardo, la zoppa del pane, il liceo. Un gruppo di destra che c'è dentro di tutto, era un gruppo umano, e questo è il bene delle nostre ruralità. E dove che quando mi lo tende vado sempre, perché per me è la risorsa, dove che lui si trova, che tutti è pensionati, tutti lavora, comunque quando meglio il tempo gli si trova, e lei è un bellissimo, che è uno che ha bisogno di sé. E questo che mi permette di introdurre un altro argomento, la storia delle vendemmie, no? Che è questa cronaca di questi giorni, che io ho elevato per altro a livello pubblico. Sì. Quindi, cioè, voglio dire, ti rendi conto che nei nostri paesi, dove il Betti deve sempre aiutare Giovanni deve sempre aiutare il Francesco, eccetera, eccetera, e dai e sminca già, ispettori del lavoro, perché non te dai, allora io parlo degli altri contesti, mi parlo di quei 3.000 metri in palla, 2.000 metri, 4.000 metri, cioè no, che ha 20, che ha 3 ettari, sto parlando di piccole proprietà, pensate che la burocrazia la sta rovinando quella mutualità sociale, normalmente che in tutti i nostri rioni, mio vista a par, se non in altre situazioni, è sempre normale, venne la Guardia di Finanza e gli ispettori del lavoro a vedere se mi devi aiutare per tirare sulla vendemmia, però non stanno in cielo interno. Ascolta Claudio, concludendo con l'inevitabile esame del dialetto, so che te supererai, ma mi devo provare, insomma. Allora, cosa vuol dire ampomola? La pomola è l'infrutto. Ecco. Magna la pomola, mette me freghi se ne la brugna o se ne comunque la susina, ma però l'infrutto. Ho capito, la pone comunque te si navicina, dai. Il crivel cos'è lo? Il crivel, perché fai così? Sì, no, quella C, crivel. Tazza, perfetto. La cosa buona e la cosa cattiva. Benissimo, bene. Si serve per la farina, più che altro, ma anche per il superfilato. Esatto. La mette sopra la torta. Esatto. Dopo che Snoll. Snoll è quel della porta. Ecco, la maniglia, perfetto. Esatto. Concludendo con una roba semplicissima, Orel. Ed l'Orel? Sì. Perché te impiedisci quando te stravagli. Perfetto, imbuto.
Claudio, non te rispondo giusto, 110 e lode, diria 110 lode. Quel che Napumal, devo dire, l'è Rossi. Quel che Napumal con questi esami, devo dirlo, l'è Rossi, Lugo Rossi. Ma lui è Solandro, la dica è Solandro, che in dialetto trentino conosco il Solandro, allora vabbè. E gli Electric Team, ricordate una roba, la sacchetta di Liga, antiche del semicultore, e gli Electric Team va rivendicato come lingua, perché, mi permetto di dirlo, e ne sono convinto, quel che riuscì a esprimere con dialetto, no, non è bene che in quello di Sacquari. Sì, è vero. Perché ti esprimi totalmente intelligito da quando posso fino in pensione, no? E mi chiedendo, ti seguo su Facebook, su altre cose, cioè voglio dire, ti riesci a dare, ecco, come dire, il colore a quel che te le dici, che le parole non le dici normalmente, ma soprattutto nella forma espressiva legata al calore che è dentro della nostra ruralità, mi permette di sacco. Ti ringrazio del questo complimento e speriamo di dotarne dei mezzi migliori del tuo telefono. Perché, ma comunque. Ti prometto una roba, ma dopo, e questo te la prometto, che se dovesse essere rieletto, perché siccome mi sono per la seconda legislatura, e dopo a casa tutti, se dovesse essere rieletto, ti prometto a te, Cornelio Galas, che nel primo intervento consiglio provinciale, sai che sono in Cacerò, e farò un dialetto. Benissimo, sarà da registrare allora, Ok, d'accordo? Claudio, grazie mille e auguri chiaramente. Grazie a tutti, ciao, ti saluto.